Guardate, è stata una scelta dolorosa perché stiamo parlando di un allenatore, un bravissimo allenatore, un lavoratore vero, una persona seria che è dispiaciuto fare questo cambiamento, però dopo Cesena, dopo la vittoria del Cesena, pensavamo insomma il nostro obiettivo era quello di arrivare terzi, è inutile stare qui a negarlo. Però da quella partita in poi, dove tutto doveva andare liscio, si è trasformato un po' in qualcosa di molto grave, perché Teramo, Pontedera, Lucchese, partite che dovevi cercare di fare il massimo dei punti, 9, 7, ditemi voi quello, perché potevamo raggiungere veramente il terzo posto. Invece in queste tre partite abbiamo ottenuto 2 punti. Il gioco non è stato splendido e abbiamo deciso di fare questo cambiamento e portare Luciano qua. È normale che poi quando viene un allenatore nuovo ci sono quelle motivazioni in più per farsi vedere da tutti i giocatori, magari anche da quelli che avevano giocato un po' di meno. Porterà sicuramente delle idee nuove perché sono due allenatori differenti, però tutto sommato l'aria, insomma, c'è un'aria diversa. Luciano, oltre alla sua esperienza, ha portato anche un po', come ho detto prima, quest'aria nuova, questa voglia perché è molto carico, d'accordo, l'abbiamo trovato veramente in 2 secondi. E queste sue motivazioni sono sicure che le trasmetterà anche ai ragazzi. Senti, il Pescara domani potrebbe condannare la squadra della tua città. Sì, squadra della mia città, però noi dobbiamo pensare a noi, a ottenere 3 punti. Poi, insomma, voglio bene al Grosseto, spero che i punti per la salvezza li conquistino, insomma, la penultima e l'ultima di campionato.